piano regionale rifiuti al via la discussione. Agenda sulla migrazione, consiglio aperto. Lingua di genere, nasce una carta. L'8 marzo l'Assemblea regionale ha iniziato l'esame del Piano regionale rifiuti 2012-2020 e ha dato il via libera alla partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Polo del Novecento, centro culturale con sede a Torino, coprogettato con Compagnia di San Paolo e Comune. Nel pomeriggio l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sulla struttura per anziani non autosufficienti, la Consolata di Borgodale, dove sarebbero avvenuti abusi sugli ospiti. L'assessore ha annunciato che la Regione si costituirà parte civile nel caso di rinvio a giudizio degli operatori. In chiusura sono stati approvati due documenti per il sostegno del turismo invernale e due sulla cessione di Versalis da parte di Eni. Il 9 marzo, infine, la Commissione Commercio, riunita in sede legislativa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento per escludere i mercati rionali dall'applicazione della direttiva europea cosiddetta Bolkestein. In copertina! Raggiungere il 65% di raccolta differenziata in ogni ambito territoriale e il 50% del tasso di riciclaggio complessivo, oltre a una sensibile riduzione della produzione di rifiuti entro il 2020. Sono solo alcuni degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2012-2020, la cui discussione è cominciata in Consiglio regionale martedì 8 marzo. Inserire nell'agenda politica il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nella gestione e nell'accoglienza dei profughi in termini di rappresentatività nei processi decisionali e di disponibilità di risorse finanziarie. Con questo obiettivo si è tenuto a Palazzo Lascaris un consiglio regionale aperto sulle indicazioni strategiche del Comitato delle Regioni a proposito dell'agenda europea sulla migrazione. Alla seduta hanno partecipato rappresentanti di enti locali, sindacati e associazioni europeistiche. Come l'Unione Europea si gioca la propria credibilità sulla questione dei migranti? Si gioca la propria credibilità dando effettivamente gambe alla sua agenda sull'immigrazione, facendo sì che quindi vi sia un intento comune a partire dalla ricollocazione delle persone, e credo che in questo momento un'altra questione su cui gioca la propria credibilità è il far sì che metta in atto il primo punto dell'agenda sull'immigrazione, cioè salvare vite umane. In questo momento stiamo vedendo l'esperienza di corridoi umanitari, dovrebbe questa esperienza far sì che divenga politica europea. I comuni spesso, spessissimo, si ritrovano a gestire delle situazioni difficili con arrivi importanti, soprattutto in comuni piccoli che già vivono delle situazioni disagiati, e da qui la difficoltà di garantire una dignità di vita ma anche di lavoro e di occupazione ai propri cittadini e ai migranti. Molto probabilmente devono cambiare le regole. Io credo che la persona debba essere al centro di ogni azione politica. Purtroppo questo non sta succedendo, ma non è detto che le situazioni possano cambiare, che ci possano essere regole diverse, ovviamente anche garanzie diverse, ripeto, a tutela dei residenti e anche a tutela dei profughi che arrivano. Una carta di intenti che recepisce i principi e i valori del linguaggio di genere e che si applicherà alle attività amministrative e di comunicazione del Consiglio regionale del Piemonte. Il documento, intitolato Io parlo e non discrimino, condiviso con la Giunta regionale, il Comune, la Città metropolitana e l'Università degli Studi di Torino, è stato presentato il giorno della Festa della Donna alla Cavallerizza Reale, con esperti ed amministratori. Io parlo e non discrimino è una straordinaria rete tra istituzioni, comune, area metropolitana, università e chiaramente il Consiglio regionale, che dà forma e concretezza all'approvazione di un atto di indirizzo. Come Presidente del Consiglio regionale ho voluto che i direttori avessero tra gli obiettivi quello del modellare il linguaggio di genere negli atti amministrativi e nell'attività legislativa, e credo che sia non solo un punto di arrivo ma un punto di partenza. Si può discriminare anche con il linguaggio, e noi questo non lo vogliamo.
Per molto tempo si è utilizzato il maschile neutro, capace di includere il maschile e il femminile, ma evidentemente tutto il mondo femminile non si può riconoscere in questa neutralità apparente. E allora abbiamo cercato di lavorare in questo senso. Comunicare è importante, noi siamo quello che diciamo ma anche come lo diciamo, e quindi individuare un modo non discriminatorio e non sessista di parlare, di indicare uomini e donne, secondo noi è molto importante, molto significativo, e questa carta invita a organizzare tutto il materiale burocratico dell'amministrazione in questo senso, in quest'ottica appunto non discriminatoria.